Rita, io vi voglio tanto bene, vi amo tantissimo. E vi faccio vedere un piede. Ecco, così, per la gioia vostra, vi ho fatto vedere un piede che non lavo precisamente da almeno 2 giorni. Che bellezza. Oggi siamo su Adon Me, perché a voi piace tantissimo Adon Me. Ma vi ricordo che la prima cosa che dovete fare prima di vedere il video è andare a iscrivervi a questo benedetto canale, perché voglio 100.000 followers, capito? Li esigo. E quindi per favore andatevi ad iscrivervi al mio canale. Comunque, oggi facciamo un video molto costoso, ovvero, guardate un po' qui, intanto ho un Royal Leg Legendary e poi andremo alla nostra nursery perché ne compreremo altre 4. Oggi saranno 5 schiusure del Royal Eggs nella speranza che arrivi qualche leggendario. Allora, come possiamo vedere, fortunatamente iniziamo già con una bella missione, quindi il mio ovino è affamato. Vieni qua piccolo che ti cullo un po', guarda. Nina nana nina, oh, bleh, vomita. Portiamo subito il mio pet a mangiare. Eccoti qui piccolino, mangia bene, poi fai anche il ruttino, eh. Eccoci qua. Nel frattempo vi faccio rivedere la mia camera. Ma quanto è pazzesca, ragazzi. È super meravigliosa. Cioè, voi in questo video avrete già visto la Franci che la vede. Io in realtà non l'ho ancora vista, quindi non vedo l'ora di Franci che vede la sua casa, la sua camera. Perché ci sono i fan? Chi vi ha detto? Ma no, no, non sono fan. Sono due uomini. Ah! Che cosa volete? Non rapitemi l'uovo! John e Jack? E cos'è? Ah, John e Jack, raga, io me ne vado. Non so, non riesco a capire se siano fan o qualcuno che mi vuole fare qualcosa. No, non sono fan, perché sennò avrebbero già scritto: ciao Sabri, mi saluti nel video. Ferma. Oh, ok, ok. Scusate, sono ferma, guarda, metto anche giù l'uovo. Cosa sta succedendo, Jack e John? Ma mi devo chiamare Ali io? Sì? Che cosa ho combinato? Niente, la patente. Non tenti di scappare, sarebbe inutile. Sono ferma, guarda, non ho nemmeno le mani sul mouse. Va bene, mi dica tutto, John. Che cosa ho fatto? Mi dovete arrestare? Forse perché sono troppo bella, sono troppo simpatica. Sono arrestata perché me la tiro troppo. Ecco perché mi devono arrestare. E tra l'altro sono... sappiamo cosa hai fatto. No, raga, cosa ho fatto? Giuro che non ho scammato nessuno. No, vi giuro, raga, ci segua in commissariato subito. Ma dove diavolo è il commissariato qui su Adon Me? Ok, ok, vi seguo, vi seguo, vi seguo. Io rimango dentro, raga, chiuso la porta. Ho chiuso la porta, non posso... Non potete prendermi, sverri maledetti. No, non è vero, raga, ho paura. Aspettate, esco, esco, esco. No, no, che metti che mi bannano, fanno qualcosa per bannarmi. Eccomi, eccomi, sbirri maledetti. Eccomi qui, guardate. Vi sto seguendo in commissariato. Dove... Ma là c'è un altro tipo. Ma, raga, ma che... Ok, la guardia. Ok, guardiola. Andiamo in casa di Sofia la guardiola. Ma cos'è sta roba? No, raga, ma che ansia! No! No, immagino che io mi debba... Un attimino, no, no, mi state mettendo ansia. Posso levare il mio uovo? Perché è un cucciolo, lui non deve vederle queste cose. Oh, ma perché, ragazzi? Che cosa volete dalla mia vita? Cosa? Cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Signora, si sieda. Sì, sono seduta. Non mi vede? Sono seduta qua e ho un po' di paura per quello che sta succedendo. E ma poi i poliziotti... Ma cosa siamo? Sei Simpson che vi mangiate le ciambelle? Ma non è giusto! Sappiamo che lei è la più grande estimatrice di colori. Ma sta dicendo così perché prendo in giro il mio amico Giulio sul daltonismo? Se è così non lo farò più, lo prometto, eh. Non lo prendo più in giro del verde e del rosso. Cosa sta succedendo? In particolare rosa tenda? Sì, sì, io adoro il rosa tenda. Ah, come fate a saperlo? Siete degli stalker. Proprio come il coniglio rubato questa mattina. No, ragazzi, vi giuro, vi giuro. Guardate. Allora, vi faccio vedere tutti i conigli che io ho. Allora, ecco qua. Questo coniglio, come potete vedere, Bunny, non è rosa tenda. Poi ho un altro coniglio. Altre due sono sempre Bunny e nessuno è rosa. Lo giuro, ragazzi, lo giuro. Ma questo è un rabbit. Scusate, ma era diverso da quello di prima. Ma cos'è l'evoluzione? Siamo agente dell'FBI. Ma fermi cosa? Ma ragazzi, ma mi state prendendo in giro? Perché c'è un agente dell'FBI? Cosa vuole dalla mia vita? Non ho fatto niente, non ho il coniglio rosa.
Mi dica. Poi guardate, ho proprio i riflettori in faccia come il vero interrogatorio. Infatti io sono impaurita, guardate. Buon pomeriggio a tutti, sono l'agente speciale dell'FBI. Buon pomeriggio, signore. Sembra la cosa di Alcolisti Anonimi. Dite tutti buon pomeriggio. Va bene, mi dica, dai, cos'è c'è sto sparito, sto coniglio rosa? Io non ho rubato nessun coniglio, ve lo giuro. Avete la mia parola. Nel frattempo posso disevocarlo, perché poverino, cioè, si spaventa un coniglio così. Le sembra il caso di interrompere così le nostre indagini? No, non volevo, lo giuro che non volevo. Non volevo, signor, ho il parrucchino, perché palesemente lei c'ha il parrucchino, perché non può avere una chioma così folta. Signor parrucchino, mi scusi, non volevo farla arrabbiare, signor parrucchino. Sono ferma, tra l'altro lo prendiamo un po' di sole, no? Perché, sapete, sembrate un po' i vampiri di Twilight. No, non per dire, scusate. Sono mortificato, ma non era necessario, la signorina è innocente. Meno male che lo vedete e che lo dite, perché sono proprio innocente. Quindi sono libera, me ne posso andare? Addio? Posso? È una grande intenditrice, però lei ha un alibi. Sì, e io che alibi ho? Non lo so. Sì, ne avrò anche due di alibi. Probabilmente mi stavo facendo la doccia. Ah no, quella non è un alibi, perché non mi crede nessuno. E ce l'avrò. Quando è successo il misfatto, signore? Oh, sono un poliziotto, mangio le ciambelle. Non ho le ciambelle, mi mangio una pizza. Sono il poliziotto grasso con la pizza. Ma lei ha l'alibi perché ha sparito il coniglietto rosa. Signora Sabrina, vorrei che lei ci aiutasse. Ma certo, signore dell'FBI, anche perché immagino io non abbia altra scelta, sennò altrimenti lei mi arresterebbe con la sua licenza di Adopt Me. Scusate. Cosa devo fare per aiutarla? Da oggi lei è la nostra consulente. Certo, vuole della pizza? Gliela do subito, anzi gliela do alla mia nostra amica Guardiola. Ecco qui la nostra Guardiola, è una parola che non conosco. Ha la sua pizza, signora segretaria. Bene, ora agente dell'FBI, dove andiamo? Le spiegherò tutto davanti a una tazza di caffè. Ok, ottimo, quindi direi che è il momento di andare in caffetteria, vero? Bene, l'ultimo che arriva è una schiappa. Ovviamente non vai a teletrasportarsi. Allora io faccio così, guardate, Toys. Prendiamo, ok, il mio rampino, equipaggio la rampino. Vai, forza. No, mi sono buggata. No, raga, il mio rampino. No, che cosa è successo? Aiuto, ragazzi. Ma mi sono rotta, perché ho usato il rampino? No, guardate dove sono. Solo io riesco a fare una roba del genere. Adesso arrivo dopo il poliziotto e loro mi beffeggeranno. Mi faranno bene. La tazza di caffè. Ah, dove sarà la caffetteria? Ah, l'agente dell'FBI ha il rampino uguale al mio. Faccia poco il figo, va là. Che glielo sparo dritto negli occhi. Ah, non posso. Eccomi qua. Dove prendo il signore la cosa? Vado sull'albero. Fium! Ah, mi scusi, non devo distrarmi. Ok, bene, signore dell'FBI. Nel frattempo non si sa mai che mi esca, visto che l'altra volta ho avuto fortuna, che mi esca Regina. Non si sa mai. Un attimino, FBI. Non posso avere sempre fortuna, però non si sa mai. Qual è la Regina? Ah, è questa qua azzurra, la Regina. Ecco, sono stata sfortunata, ho avuto l'ape normale, ma va bene, l'ape normale ci sta. No, raga, mi è uscito un altro King! No! Raga, un altro King! Sto male! Mi è uscito un altro King! Ma che culo! Che culo! Scusate, ok, mi sono ripresa. Ora possiamo parlare del caso. Tenga il caffè. Grazie, mi dia il caffè. Poi utilizzo 14 possibilità per il pinguino d'oro e non me ne esce neanche uno. Ecco qui, dove vogliamo bere il nostro caffè, signor FBI agent? Sai che, se no si fredda. Mi ha messo lo zucchero, perché, sai, io sono una persona un po' amara, ma lo zucchero nel caffè lo metto. Cioè, in realtà non bevo caffè, lo sto facendo solo per lei. Stamattina è stato rubato un oggetto alla signora Rosetta. Ok, sì, signora Rosetta, che cosa le è stato rubato? Dove la trovo la signora Rosetta? Per lei era come un figlio e bisogna ritrovarlo al più presto. Ok, mi dia delle informazioni. Intanto io bevo un pochino il mio caffè, no, perché sennò si fredda. È un coniglio di peluche rosa tenda. Ok, quindi è un oggetto. No, raga. Sì, un secondo, agente dell'FBI. Un attimino, arrivo subito. C'è un problema, raga. Nascondo un attimo qui, perché io mi sa che nei giocattoli ho sopra forse un cagnolino. No, perché sembrava proprio un... Ma ero... No, raga, è un coniglio. Nascondiamolo, facciamo finta di niente, fischiettiamo. Sì, sono qua pronta. Io le giuro che non ho rubato niente. Dove lo possiamo trovare il peluche di... No, raga, facciamo finta di niente. Non sono stata io. Il ladro pare aver lasciato degli indizi sulla scena del crimine. Ottimo, quindi come faccio io a sapere la scena del crimine? Signor FBI, mi dia degli indizi.
Dovrei andare a mettere gli occhialini per fare non Orlando Bloom, James Cameron, no, come si chiama quello con gli occhiali di CSI, quello che fa così? Vabbè, avete capito. Potremmo andare ad osservarli meglio assieme. Ok, andiamo. Ah, forse al negozio di giocattoli? Non lo so, io la seguo, signora agente. Lei sta correndo che sembra che si sia fatto la cacca nelle mutande, però vabbè, facciamo finta di niente. Dove andiamo? Dove mi porta? In questa casa rosa? Ottimo. Ah, qui è stato smarrito. Ciao signora Rosetta, buongiorno. Signora Rosetta, io sono qua per aiutarla a ritrovare il suo peluche rosa che non sono stata io a rubare. Che bella la sua casa, totalmente rosa. Beh, si chiama Rosetta. Ah, ma hanno chiamato me perché io sono l'esperta del rosa tenda. E qui è tutto rosa tenda, persino gli alberi sono rosa. FBI, sergente Sabrina al rapporto. Buongiorno, chi è la signora con lei, agente? Ma come, sono io la famosissima Sabrica. Guardi che testa, sono pelata se mi si avvicina. Pelata. Mi dica, Rosetta, adesso le troverò il suo amato orsacchiotto. Dove si trovava il suo orso prima della scomparsa? Ci dica, sono la vostra nuova consulente. Vabbè, nel frattempo, visto che voi parlate, io metto la mia ape a dormire. Vai, prego, apetta, dormi. Perché non dormi? Tra l'altro, signora Rosetta, volevo dirle che questa cosa qua, cioè, dove mi sto arrampicando sopra, ce l'ho anche io in casa, quindi siamo amiche. Da oggi noi siamo amiche. Stavo per chiamarvi io. Ho scoperto nuove prove. Ci dica, signora Rosetta. Ok, mi hai dato una mela rossa. Che cos'è la prova di Biancaneve? Devo mangiarla? Che cosa mi rappresenta questa mela rossa? Ho trovato questa mela. Ottimo. E devo arrivare io con gli indizi? Era esattamente accanto al lettino di Bunny. Quindi vuol dire che il ladro di orsacchiotti ha rubato questa mela, cioè ha lasciato cadere questa mela. E anche la bottiglia d'acqua? O la bottiglia d'acqua la sta prendendo solo perché lei ha sete? Ok, mi hai dato anche una bottiglia d'acqua. Quindi una mela, una bottiglia d'acqua. Il ladro ha fatto cadere questo liquido mentre scappava. Sì, Rosetta, è dell'acqua. Tutti bevono dell'acqua. Però, forse perché il ladro aveva urinato dentro in base al test del DNA dell'urine. Quindi senza DNA noi dobbiamo trovare il ladro? Sembra acqua, ma ha un odore fruttato. Sì, c'è anche delle mosche attorno. No, forse quella è la mia ape. Quindi, una mela, un'acqua con l'odore fruttato, devo andare a trovare il ladro. Grazie per le prove, Rosetta. Grazie, le faremo sapere. Ma io non ho la minima idea di che cosa possa essere. Ragazzi, scusate, ma ladro, odore fruttato, cosa può significare? Signore dell'FBI, lei ha degli indizi? Perché io non ne ho. Sabrina, ora sarebbe meglio parlare con i testimoni. E chi sono i testimoni? Dove li trovo? Andiamo dal primo. Ok, mi faccio a strada, gente. Sappiamo che lavora alla fattoria. Scopriamo cosa sa alla fattoria. Non so neanche dove sia la fattoria, quindi facciamo finta di niente e seguiamo la gente. Sì, agente, le faccio strada io, eh. Però io vado più piano, ogni tanto mi fermo, così faccio finta di conoscere la fattoria. In realtà non so minimamente dove sia. Arrivo. Se mi aspetti, signora agente, io non ho il peperoncino da sedere come ce l'ha lei, eh. Ah, ho capito lei cosa vuole fare. Col Toys, io prenderò il mio bazooka. Dai, dove vuole andare? Alla fattoria, certo. Qua la fattoria, vero? È proprio qua la fattoria. Lo sapevo prima di lei. Eccoci qua, una ladybug. Non si sa mai, perché col culo che ho avuto io, ragazzi, prenderei, giusto per sapere, magari. Non sappiamo, ne compro un'altra. Arrivo, mi scusi, adesso parlo con i testimoni. Ma visto che lei mi porta sempre fortuna, in ogni episodio che succede qualcosa io riesco a ottenere qualcosa di raro. Compriamola. Ottieni, compra. Oh, una ladybug bella, una ladybug bella. Niente, sono stata sfortunata stavolta. Signore dell'FBI, ah, lei ce l'ha la diamond, potrebbe regalarmelo, cosa ne dice? Come ricompensa, se riesco a trovare il coniglietto rosa, potrebbe regalarmi la ladybug, si potrebbe fare questo scambio, cosa ne dice lei di questa cosa? Mi scusi, non volevo corromperla, mi scusi, andiamo avanti. Ok, ma dove sono i testimoni? Non vedo nessun testimone. Testimoni? Devo parlare con una crostata. Già che ci sono, io me la compro. Eccola qua, una bella crostatina. La metto nell'inventario. E ho capito, io questi testimoni qua però. Justin, ciao Justin, ma tu sei il mio amico Justin, ciao. Sì, allora mi riconosci? Cantami una sigla, gira la ruota. Oh yeah, oh, c'è un tipo. Signore dell'FBI, ecco qua. Todd, ciao Todd. Che carino che sei. Ciao Todd, lei è un testimone, scusi. Ha per caso assistito a una scena del crimine? È sparito un coniglietto rosa. Non un animale, cioè almeno penso un giocattolo. Ha visto qualcosa? Sapevamo che questa mattina stava consegnando le mele. Sì,
E le spiego anche perché. Perché come può vedere, io ho qua una mela. E questa mela è stata ritrovata accanto alla culla dove è sparito il pupazzo. E nella stessa via è venuto un furto. Esatto, confessi Todd, è stato lei? No, lui dovrebbe essere solo un testimone, quindi non dovrebbe avere. A meno che adesso non vado qui, trovo il coniglio rapito. No, non c'è nessun coniglio rapito. Cosa deve dire a sua discolpa, Todd? Certo che ero lì. Oh, grazie, informazioni utili. Consegno mele alla signora Rosetta da anni. Ottimo. Ho capito, ma che testimonianza è? Guardate le mie chiappe. Chiappe? Ma signor FBI potrebbe tirar giù quella pistola perché mi mette un po' di ansia. Purtroppo non ho visto nulla. Ecco. Un testimone inutile. Va bene, allora io le scoreggio qua. Prego, prenda questa scoreggia. Prot, prot, prot. Ce ne andiamo, signor FBI. È stato inutile questo Todd. Le lancio una mela. Prende questa mela. Ah no, non si può lanciare. Va bene, niente. Allora non facciamo le bulle oggi. Cerchiamo un altro testimone, signor FBI. Ce l'ha un nome lei? Non lo so. Carlo? Alfredo? Jerry? Scusi, lei è Jerry Scotti? No, stavo scherzando. Lei non è Jerry Scotti. Sono seria, sono seria, sono seria. Tra l'altro vorrei sapere... Ah, ma la mia cucinella sta facendo i cavoli suoi insieme alle altre. Guardate come gira. Mi dispiace molto per la signora Ebanni. Ho capito, ma lei è stata inutile. Vabbè, il testimone ci ha detto che lei consegna le mele alla signora Rosetta, ma non ha visto niente. Signora FBI? Signora FBI? Cosa sta facendo? Mi sta palpando! Signor dell'FBI! Chiamo l'FBI, cioè chiamo lei stesso. Signor dell'FBI, lei mi sta palpando! Ok, forse non aveva senso questa cosa. Ha chiesto scusa, bravo, ottimo. Adesso che cosa facciamo? Ora devo tornare al lavoro. Prego, tenete. Che cosa mi dà? Una mela. Adesso magari mi dà un pet leggendario. Vediamo che cosa ci dà. Vedo che ha in mano una bottiglia d'acqua. Questo Todd mi sa che non ce la racconta giusta. Anche secondo voi questo Todd non ce la racconta giusta? Guarda cosa avrà in mano dell'acqua fruttata. Ma signor FBI, io ho qui la bottiglia. Un omaggio della fattoria, a presto. Avete capito che cosa penso io, vero? E adesso guarda come si dilegua, come scappa. Signor FBI, dove andiamo ora? Lei cosa pensa? Per me c'è qualcosa sotto. Andiamo Sabrina, lasciamolo lavorare. Lavorare per me è un ladro, altro che lavorare. Però mi fido di lei. Per ora, ok, andiamo. Usciamo dalla nostra fattoria. Lei che cosa pensa? Allora, se devo dirla tutta, a me non ha convinto molto quel Todd lì, assolutamente. Però con tutti i personaggi che ci possono essere nei vari negozi, potrebbe essere anche che lui ha consegnato veramente le mele. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemi sotto nei commenti se la pensate come me, ovvero che quel Todd ha qualcosa da nascondere. Oppure scrivetemi dove andare a cercare, in quale negozio andare a cercare indizi. E sì ragazzi, mi vedete che sono vestita in un'altra maniera, sistemata in un'altra maniera, mi sono anche lavata la testa. Perché adesso è arrivato il momento di concludere questa storia e quindi andiamo avanti. Buonasera signora agente, buonasera perché stiamo registrando alle 20 di sera, quindi buonasera signora agente dell'FBI. Qui è tutto a posto, come va la situazione, io sto bene, mi dica tutto. Buonasera, forse il vicino di casa ha visto qualcosa di più. Vicino di casa, ma manco mi ricordo dove abiti quella, va bene signora FBI agent. Allora vado velocemente verso casa. Signor dell'FBI, la sto aspettando. Sto cercando la casa, quella corretta. Eccola, l'ho trovata, la casa di Rosita. Rosita, entro. Ah no, il vicino di... Giusto, mi ha detto. Il vicino di casa potrebbe saperne di più. Allora, vicino di casa, ma intende precisamente la casa questa qua verde, la casa questa qua nera, la casa questa qua blu, oppure questo palazzo qua gigante. Deve abitarci sicuramente qualcuno di famoso e di ricco. Mi dica, agente dell'FBI. Ferma, mi ha frainteso. Ah, ok. Allora, ok. Perché sta passando un tipo con un pinguino? Ok. Fai il bidello a scuola. Ma qua intanto nella città succedono cose strane. Va bene, vado dal bidello a scuola, va bene? Le scorreggio addosso, signore. Vado dal bidello a scuola. Il bidello a scuola. Tra l'altro è una figura che io adoravo quando andavo a scuola. Il bidello era quello che mi salvava un po' sempre. Finti mal di pancia per non fare le interrogazioni. E scusi, signor. Ma lei ha citato. Si è teleportato dai gift. Va bene, signore. Io vado a scuola al bidello. E bidello, magari potremmo sistemare la campana. Ah, ma è sistemata ora? Hanno sistemato la campana. Wow. Il bidello, dove lo possiamo trovare? Allora, lui, no, lui non è il bidello. Vediamo qua, pet trainer. Quindi non abbiamo il nostro bidello. Un attimino che mettiamo la nostra scritta. Il bidello puzza. Perfetto. Eccola qua. Andiamo via, facciamo finta di niente. Bidello!
bello! Lei è qui per caso? No, c'è una mela, quindi la mela dell'insegnante, perdiamo, tanto chi se ne frega, l'insegnante non c'è. Andiamo qui a destra. Oh, il bidello carcerato! Willy, Willy il bidello! Aio! Willy il bidello suono. Ma no, ci siamo beccati il bidello sardo. Sera buona, bidello lei. Scusate, non so parlare il bidellese. No, scusate, il sardo. Lei potrebbe aiutarci con qualche indizio, Willy bidello? Questa è Willy il bidello. Finito di lavorare in terra. Oh. Ok, immagino che chi sta interpretando il bidello non sia sardo, ma parla un po' il sardo come lo parlo io. Intanto io mi mangio una mela dell'insegnante. Forza, bidello. Ah, scusi, lei è appena finita di pulire, io sto sporcando. Con me venite, pausa faccio, ora. Va bene, cerco di saltare così sporco il meno possibile. Dove ci porta, bidello? Lei che cosa ha visto? Ci dica. Ok, mi siedo qui. Viva la Sardegna, ovviamente, viva la Sardegna, perché è di Cagliari questo bidello. Hanno rubato un oggetto dalla sua vicina di casa, dice il nostro poliziotto dell'FBI. Lei ha visto qualcosa? Visto qualcosa? Ah, lei, Willy bidello. Ha per caso visto qualcosa? Sì, ma agente dell'FBI, parli in sardo, si immedesimi un po' dalla parte. A casa stavo. Ok, e dov'è casa sua? Quindi lei visto niente? Ah, non sappiamo noi molto bene, bidello. Guardando la mia serie TV stavo. Oh, ottimo, e qual è la serie TV che lei guardando stava? Su Netflix, immagino. Ora la mia merenda preferita mangio. Una mela, fantastico. Ho capito, ma noi abbiamo chiesto se lei ha visto qualcosa. E ci potrebbe dire, bidello Willy, perché stiamo cercando delle prove, dei testimoni. Lei per ora sta solo mangiando una mela. Ci potrebbe essere d'aiuto oppure è inutile come i suoi capelli. Sono proprio simpatica. Niente so, mele sempre mangio. E allora stia lì, io me ne vado, vado bene. Agente dell'FBI ci ha fatto fare una cosa inutile. Dal sardo bidello siamo andati, ma inutile questa conversazione stata è. Sabrina, sì, è il mio nome. Guardi, salto, 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 saltando si parar. Cosa vien fare, agente dell'FBI? FBI? Vedo che ragioni molto bene, grazie. Sì, sono brava a ragionare, sì, mi impegno molto. Non vedi, è la mia barba. Il trucco sta nella barba. Dammi dei soldi ad me. Vorresti diventare un agente dell'FBI? Ma certo, assolutamente. Anche se ho il mio zainetto rosa con la fragolina, ma assolutamente sì. Voglio diventare un agente dell'FBI. Mi dia o mi dica che cosa devo fare per esserlo. Ti accompagno in accademia. L'accademia della Crusca? Così ti potrai addestrare. Ottimo, andiamo. Mi faccio a strada e diventerai la mia nuova partner. Che culo. No, no, intendevo, cioè, che fortuna diventare il partner di questo agente che sembra che si sia cacato nelle mutande, perché guardate come cammina. Scusi lei, signora FBI agent, si è pulito il culetto, le chiappette, perché sa, qua c'è... sto scherzando, scusi, mi fermo, non volevo dire niente di che. Primo taglio! Andiamo in accademia, ottimo. Che ultimo scemo? Ok, sono scema io, fantastico. No, non posso buttarmi così, io prendo le scale. Un attimino, poi viene il morso di Super Mario. Eccoci qua, in accademia. Devo andare dalla signora che mi saluta. Ehi, signora che mi saluta, ciao anche a lei. Agent Lily. Scusi, non volevo distrarmi, signora agente FBI. Eccomi qua. Sergente Sabrina al rapporto. No, soldato Sabrina al rapporto. Guardate, azioni, seduta. Eccomi qua. Ma secondo voi questi qua anche di notte salutano? Tutto il giorno fare... Qui dentro potrà imparare tutto ciò che le serve. Ok, ottimo. Vado dentro allora? Mi infilo? Eccoci qui, signora agente FBI! Ho il distintivo! Sono anch'io l'agente dell'FBI? Vorrei essere come lei, aspetti che mi cambio, eh. Non so neanche se mi so cambiare, perché quando ho iniziato a giocare ero proprio così, quindi andiamo in dress up. Vediamo, mi metto una divisa da agente. Perfetto, questa mi sembra dell'Adidas, no? Dall'agente. Vediamo questo qua. Questo è un marsupio. Signore, mi dica quale vuole. Ok, questo qua è nera, va bene. Sembra più un ladro che un agente dell'FBI. Ma va bene. Poi sotto invece ci mettiamo un pantalone degno da agente dell'FBI. Ok. Teniamo questo qua nero. Ottimo. Poi ci vuole una capigliatura da agente. No, la capigliatura tengo la mia. Si attacca lei. Agente dell'FBI. Eccomi qua. No. 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 Da.
Signor agente, mi scusi, io non trovo niente che mi stia bene. Sembro veramente un ladro pronto a rapinare la banca. Non volevo dire niente di che, ma... Dove diavolo l'ha trovata del cappello? Perfetto! Eccomi qua, agente SWAT. Io sono della SWAT. SWAT, volevo dire, no SWAT. Gli SWAT sono quelli che fanno la ginnastica. E un attimino, perché con lo zainetto non sono credibile. Quindi, insomma, manco dov'è lo zainetto io? Prendiamo il distintivo. Agente, eccoci qua. Ottimo. Signor Presidente, ho quasi finito, devo fare gli ultimi ritocchi e ci sono. Perfetto! Il mio scudo a carta igienica, così almeno adesso si può fare la cacca addosso e io sono pronta. Congratulazioni, ora possiamo riesaminare le prove. Eccoci qua, esaminiamo tutto. Certo. Io sto esaminando, signori, quei libri blu. Lei cosa sta esaminando? Non lo so, ma io sono il sergente cartigenica all'apporto! Al rapporto, non l'apporto. Secondo me abbiamo già parlato con il colpevole. Allora è quello che penso io. Mi segua, signore! Si teleporti al food. Perché io sono sicura che il colpevole sia... Io ero convinta che fosse qui il colpevole, ma non lo vedo più. Se ne sarà andato? Colpevole! Esca! Mostri la sua identità! Todd! Ma che problemi ha? Ma non è più quello di prima? Vabbè, si è sciolto i capelli. Signor Todd, salve! Non cincischi, non si nasconda. Lei è il colpevole e ha rubato il coniglio di peluche! È inutile che scappa, non vede che sono armata di rotoli di carta igienica? Gliene posso tirare all'infinità, si fermi, lo vede? Noi siamo i poliziotti FBI agent e lei è in arresto. Sabrina, te l'onore, sì... Ok, signor Todd, che cosa stava facendo quel giorno lì? Arrestalo e scortalo in caserma. Come lo arresto, signor Todd? Io sono ancora un coso scarso. Lei è in arresto, si sieda. Non so, vediamo almeno se mi ascolta. Signor Todd, le ho detto di sedersi. Ma come in arresto? Sì, lei è colpevole perché lei ha rubato il pupazzo rosa di peluche della signora Rosetta. Esatto, rimanga lì. Tiri fuori tutto il suo inventario, una cosa alla volta. E non può mentire perché lei è sotto giuramento. Perché non si può mentire al toilet paper. Ok, l'acqua. L'acqua, quella fruttata. Bene, poi che cos'ha il suo inventario? Faccia vedere per bene. Non nasconda, lo vedo che c'ha lì un oggetto. Lo tiri fuori. Ormai l'abbiamo beccata, signor Todd, l'abbiamo beccata. Stiamo aspettando, signora Todd. Ecco la mela, secondo indizio. Siamo al 70%. Vediamo l'ultimo oggetto che lei ha nell'inventario. Lo vediamo che ha un altro oggetto nell'inventario. Lo tiri fuori adesso, perché lei è in arresto. Prego. Eccola qua, lo sapevo. Me lo sentivo. Prego, lei si alzi e mi segua. Agente dell'FBI, lei si metta dietro. Perché questa criminale non può scappare. Mi segua, la controllo. La sto controllando. No, ferma. Mi segua, andiamo in quest'ora subito. Mi sta seguendo? Venga in mezzo. Brava. Prego, venga. Subito in questura, lei con quella sua brutta faccia. Adesso mi dia subito il pupazzo. Ah, non lo vedete? Eccolo qui, ce l'ho in mano. Grazie. Ora andremo a ridarlo al legittimo proprietario. Lei deve stare per 3 giorni in questa casa senza bere e senza mangiare per punizione. Quindi rimanga qui. Lei, signora della guardiola, per favore controlli il nostro criminale. No, e invece sì, controlli questo criminale, la sua penitenza che non deve mangiare e bere per 3 giorni. Non la faccio uscire, mi raccomando. Conto su di lei. Papparapà, papapà. Paparapà, signora Rosetta, stiamo arrivando! Eccoci qui! Dentro! Io mi immagino cosa possa immaginare una tipa che mi vede entrare avvolta in rotoli di carta igienica. Signora Rosetta, venga qui! Abbiamo una sorpresa per lei! Ma dove è andata la signora Rosetta? Signora Rosetta? Ah, forse sta facendo la cacca! Ah no, sta facendo la doccia, signora Rosetta? Ah, eccola qui! Signora Rosetta, venga qui! Ho una grande sorpresa per lei! Guardi un po' che cosa ha qui in mano! Un attimino che ballo! Ecco, lo vede che cosa ho in mano? Abbiamo il suo pupazzo rosa! Io adesso glielo darò nella speranza che lei, per ricambiarmi, abbia un qualcosa di interessante. Perché, cioè, non è che posso stare 2 ore a cercare, sono anche diventata membra dell'FBI, membra. Quindi io le ridarò il suo pupazzettino, signora Rosetta. Grazie infinito, prego. E lei però in cambio mi darà qualcosa, quindi mandiamo un bel trade. E vediamo la signora Rosetta che cosa mi darà. Un smrus cookie, un tè,
Fantastico. Cioè, ragazzi, un pupazzo per un sandwich e una tazza di tè? Beh, a sto punto la prossima volta, al posto di far sto casino, io me ne infischio, me ne sto per i piatti miei, vado a schiudere le uova e non perdo tutto il tempo per fare questa cosa. Lei che ne dice? Almeno è felice, signora Rosetta? Grazie, grazie. Sì, agente dell'FBI, però un attimino, lasciamo un attimino Rosetta e venga fuori con me. No, non è che può lasciarmi così con un po' di tè o qualcos'altro. Mi dia qualcosa almeno per farmi felice. Sì, signor agente FBI, mi dia qualcosa di buono. Cioè, non è che ho sprecato tutto questo tempo per niente. Qualcosa di veramente potente che potrò utilizzare nel mio gameplay. Vediamo, me lo sento. Un narvalo. Il massimo che mi può dare, un narvalo. Mi dia qualcosa di più decente, per favore. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Accettiamo! Oh mio Dio! Oh! 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 Raga, un unicorno d'oro leggendario che posso cavalcare, volare. Non ci credo. Accettato, accettato. Lei FBI è il miglior agente del mondo. Un attimino, devo evocarlo. Ma non è d'oro, sembra color melma. Oh mio Dio, non ci credo. Sono il re delle carte igieniche. Allora ragazzi, grazie mille per avermi fatto avere un unicorno d'oro, che più che d'oro io direi color melma. Possiamo anche volare con questo unicorno. Oh mio Dio, fantastico. Io chiederei a tutti i membri che hanno partecipato, che sono stati, diciamo, degli interpreti, di venire qui di fianco al mio nuovo unicorno d'oro. Mettetevi tutti vicini. E allora io ringrazio, a partire da Todd, il nostro malintenzionato che ha rubato il pupazzo, interpretato da Carlotta. Da metà Carlotta e metà Valeria. Valeria, che oggi non è potuta esserci. Però ti ha aiutato a creare questa storia chi? Bea, quindi un bacione anche a Bea. Poi abbiamo qui il bidello Willy, interpretato da Fudosono. Il nostro Jack, interpretato da Simo. La nostra Rosetta, interpretata da Giulia, che tra l'altro lei è una vera sarda, quindi lei potrebbe fare Giulia Sono. La nostra Guardiola, interpretata da Sofia. E per finire, ma non meno importante, il nostro agente FBI, interpretato da Alex, che non avrai mai più il tuo unicorno d'oro. Quindi io vi ringrazio per aver partecipato a questo video, ringrazio voi per averlo guardato, vi mando un bacio grande, ci vediamo domani con il prossimo video. Mi raccomando, qui sotto commentate con le storie che possono fare i nostri admin, perché loro sono i nostri admin di Telegram. Ciao!